Io credo che il territorio si sia espresso rispetto alla volontà di procedere con questo evento. Credo che, come dicevo anche prima, un amministratore debba essere in grado di ricucire e quindi superare quelle che sono le critiche legittime. Credo che una scelta sia stata fatta, insomma il dossier è pronto e adesso ci stiamo competendo con le altre città, quindi continueremo a lavorare affinché i punti comunque più difficili, penso appunto al tema del debito, diciamo di non fare debito, penso al fatto che non ha un impatto ambientale, possono essere superati e garantiti rispetto appunto alla proposta che facciamo. Credo che il territorio evidentemente si sia espresso e la città e non solo, anche i comuni olimpici abbiano assolutamente intenzione di portare avanti questa candidatura e quindi io lavorerò in questo senso. Sarà tutto pronto per il 2024, così potremo lavorare meglio alla gestione del posto olimpico che si sovrappone perfettamente al piano Torino 2020-2030. Lo ha sottolineato la sindaca metropolitana Chiara Appendino presentando il pre-dossier per la candidatura di Torino alle Olimpiadi 2026 preparato dall'architetto Alberto Sasso. Durante la conferenza stampa che si è tenuta nella sede della città metropolitana, la prima cittadina ha spiegato che nella preparazione del pre-dossier sono state fatte alcune scelte, come ad esempio i villaggi olimpici, in coerenza con le varianti urbanistiche già delineate. Appendino ha illustrato quindi i punti di forza della candidatura di Torino e delle sue vallate. Attenzione all'ambiente, zero consumo di suolo, rigenerazione urbana e infrastrutture già pronte. Non sono previsti cantieri importanti, con il doppio vantaggio di avere un limitato impatto ambientale ed economico. Il pre-dossier prevede un budget di poco oltre i 2 miliardi di euro. 1 miliardo e 178 milioni per l'organizzazione delle gare, 950 milioni per il restyling di impianti e infrastrutture, di cui 648 milioni a carico dello Stato e 311 derivanti da investimenti privati. Certamente è un'occasione per tutto il territorio, sicuramente lo sarà anche per Bardonecchia, se come speriamo questo sistema, un sistema di città metropolitana, può funzionare anche sulla scorta delle belle esperienze trascorse. Per la montagna l'esperienza di Torino 2006 non può che essere positiva. Quindi proprio su quella base di esperienza credo che sia il valore aggiunto su cui noi abbiamo puntato e che è proprio quello di vedere completamente riutilizzati anche alcuni impianti che diciamo qualche difficoltà hanno avuto in questi ultimi anni, ma di fatto rappresenta che l'aver avuto per noi le Olimpiadi nel 2006 e non averle avuto avrebbe significato avere un territorio diciamo infrastrutturato come comprensorio sciistico di fatto fuori mercato. Abbiamo avuto un incremento di posti letto alberghieri che sull'intero comprensorio a Velate è vicino a 2000 posti letto alberghieri nuovi, il che significa nuovi posti di lavoro. Quindi nuovi posti di lavoro in montagna significa migliorare i servizi, avere più bambini alle scuole, avere la possibilità di avere servizi sanitari, significa che una comunità la mantiene in montagna e puoi fare dei ragionamenti di sviluppo di programma per gli anni a seguire.